l'azione di oggi è particolarmente complicata. Sì, dobbiamo consegnare il regalo di compleanno al nostro mito musicale. Ovvero, stiamo andando dalla signorina, signorina perché non è ancora sposata, è libata, libata, Patricia Bordes. Straordinaria, straordinaria Patricia Riente nel suo spettacolo, lo spettacolo concepito per esternare al grande pubblico il tuo talento. Corazon, corazon, besame con emozione. Corazon, corazon, besame con emozione. We don't mind all the watching. Mi chiederò qual è il suo prodotto per i capelli preferito. E basta. Io le chiederò di declamarmi una poesia di Catullo. Perché siamo alle grotte di Catullo. E poi ovviamente ci sarà la consegna del regalo. Certo. Sì, possiamo svelare che noi per fare il regalo, sì, ci siamo attenuti, si dice? Sì. Grazie, dizionario Oepli. Siamo attenuti specialmente a quello che lei ci ha sempre snocciolato. Sì, devo mettermi una cosa speciale sui capelli. Ragazzi, l'emozione è alle stelle. Siamo davanti alle grotte di Catullo. No, no. E quindi già sapete che cosa ci aspetta. Che cresce su 4 euro. Mista Bornish. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine. Stiamo cercando in tutti i pertugi ma non riusciamo a trovarla. No, si sta nascondendo dietro gli uliui e i rosmarini. Abbiamo controllato dentro il museo, non c'è, non c'è. Adesso giriamo per l'area archeologica e speriamo di trovarla. Siamo arrivati ieri sera. Siamo di Milano. Per noi è un sogno incontrarci. Sì. Ci che mai facciamo una foto insieme? Sì. L'abbiamo vista sul serio. Sì. Che poi gli amici non ci credono. Un presentino, oh, giusto Dio, per. Grazie. Sì, un piccolo regalo. Il compleanno. Allora, aspetta. Sto aspettando che metto in vita. No, per me non vengono. C'è un'altra cosa qua dentro. Ok, okay. Avete sentito, però apro prima questa. Va bene, vai, sì. Aspetta. Qua c'è la dedica che ti abbiamo fatto. Lo aspetto. Il cuoricino. Un attimo, torno subito. Intanto parla tu. Devo mettermi una cosa speciale sui capelli. Sfoggia un cappotto bianco con collo in pelo ed ha molto apprezzato i nostri regali di compleanno. I know you gon' lose it, this new Snoop. Come on baby boy, you got to get into it. Vedi com'è dal vivo? C'è X Factor anche quest'anno? Ma fallo! Ma infatti torna. Ci sono le selezioni adesso! Sì. Però io adesso devo aspettare. Stasera è l'ultima Italia Got Talent. Sì. Ci hanno fatto firmare un contratto che anche se non passavi non potevi cantare con altri. Ah. Sì. Cioè, quindi anche The Voice non poteva convocarmi a provino fino a che finì il programma. Quindi The Voice è saltato. Lì purtroppo sì, perché ormai già hai visto, sono già in onda, è vero. Sì, vero. Però
vabbè, X Factor per me, io c'era, mi è rimasto Arisa e Morgan nel cuore. Arisa, e poi che mi seguono, sai? Sì, ma dico, però nel senso che mi seguono anche su Google. Sì. E su quello, quindi praticamente si successo con un tipo, no? Non lo so con chi. Non si sa ancora. Però Arisa non ci sarà più. Sembrerebbe che sia un maschio, adesso vediamo. Noi vediamo. Cioè, giusto. Ma tu chi vorresti come giudice X Factor? Allora, chi piacerebbe? Cioè, diverso da quel che hai già visto? Sì, sì. Se potessi scegliere un giudice speciale, fai pensare. Cocciante! Tu sei come Picasso, quindi non hai problemi, ogni cosa che fai è giusta. Perché l'estate scorsa mi era arrivata una email in cui un inviato di Cocciante voleva per le selezioni triennali dell'ultimo di Notre Dame che ha fatto un museo Sì. No? E io non sono andata a Roma, c'era da fare il coso, perché non mi davano le ferie qua. No. No? E quindi quando l'ho visto adesso poi a The Voice ho detto no, anche lei. Si vede che non era Cocciante quello, non era la tua strada. Io mi piace le persone che cantano con l'anima, quindi sì, magari su questo c'entrava. Sì, è vero. Ancora in quel monte lassù. La matematica non è un'opinione, X Factor, la mia soluzione. Yeah. Abbiamo visto che seguivi l'altra sera l'elezione del Papa. Il fatto che il Papa sia il primo Papa argentino e tu arrivi dall'Argentina, un pensiero, non ti rende fiera del primo Papa argentino? Sì, e poi siccome mi continua a dire che vengo da un altro mondo, adesso siamo in due. Piena di grazia e di bontà. Ma Di Pre è così simpatico come sembra in TV? In TV è troppo simpatico. Sì, sì, anzi, diciamo che è un personaggio abbastanza umile. A volte in Rai così, magari lo prendono non in giro, e quindi no, si arrabbiano anche con lui. Ma io invece l'ho visto proprio, cioè, come uno di noi. Che poi è più piccolo di me, eh? Vabbè. 4 anni più piccolo. Sembra un po' vissuto, viaggiato tanto, quindi è vero, fa tanto. Sì. Diciamo quindi, che mi ha messo le web, quindi da lì dopo mi sono creato il mio canale YouTube. Quindi comunque rimane una persona importante. Certo, ci ha creduto in me da subito e quindi è importante. Anche per quello dice anche quindi lui. Quindi lo salutiamo. Ciao Andrea! Allora la prossima volta il caffè quando vieni a Milano anche con Di Pre. Caffè con Di Pre. Corri, vieni da me, è già pronto il tuo caffè. Come avete scritto? 50. Sì. Caffè del pomeriggio. Esatto, quello di mattina è troppo impegnativo, no? C'è un giusto. Infatti ho detto, il pomeriggio sì, mi raccomando, c'è uno smiley disegnato. Sì, sì. Ma mattina, no, mattina è impossibile anche per me, perché siamo poi pomeriggio qui, il mattino sono un po' con i miei. Eh beh, certo. La mia venerante età di 41 anni. Sì, però nessuno ti dà 41, lo sai. Sì, lo so, sto perfettamente. Qui sono eterna bimba. Anche perché sei sempre molto solare, sempre molto sorridente. È vero, no? Io sono arrivato all'ultimo anno di ragioneria Monticchiari, sto facendo un secondo diploma. Ah, sì. Ma qua sono impegnata anche lì. Ci sono le classi dalla prima semipinta, no? Sì. E quando entro, cioè, sto boato, andiamo alle piazze 8, 20, 16, 20 e canzongire. Arriva il proprio. Signori e signori, Patricia Bordes con Fattore X. Sono una goccia sulla mia pelle della presenza, fortifica la nostra. Perché frequento il coro della parrocchia. Che bello, anch'io ho frequentato tanto. E infatti ho detto, cavoli, se non canto io a cappella. Piena di grazia e di bontà. Dici che sai che ti porterò i guai con la faccia da brava e il cuore per strada mi fai. Perché nel momento in cui diventi un fenomeno incominciano. No, io intanto io frequento l'Iper di Renato e il Lione. Le cassiere. Oh, sei tu! Mi metto i prodotti, il coso, così l'autografo. Mi è capitato uscire di casa e mollettone in testa, due stacchi delle montizie che andavo. Sentate, sento! Come le star
di Hollywood che le beccano fuori casa con la tuta. E quindi è cambiata la tua vita? Un po' sì, perché noto quando sono in giro chi mi ha riconosciuto dalla televisione, oppure magari mi sta guardando che sono carina, uh-huh, e chi invece fa così. Un lavoro così statale? È una sicurezza. No. Quindi comincio a incassare attraverso CV, fa un reddito congiunto e basta, tu non sei obbligato a licenziarti. Però non hai ancora un manager, nel senso hai una persona che ti segue. Beh, la mamma. Mia mamma un po'. Faccio prendere un po' di telefonate così. Sì. Ciao ragazzi. Mi piacerebbe fare delle parti in telenovelas. Oggi devo proprio ricordarmi di fare la spesa. Non ho più niente in casa. Allora, vediamo un po'. Stasera cosa faccio? Fettine panate. E questo va a occorre anche il boyfriend. Non so dove fammi vedere che mi scegliete, no? Certo. Esatto. Chi ti piacerebbe? Magari Garfo. Un po' timido, no. Ma ti ho pensato un'idea. Mi fai una foto solo con lui così aspetta? Sì! Ma adesso non è scura? Ciao. Anch'io voglio fare una foto. Va bene! È davvero gentilissima comunque, davvero. Ma la tua canzone preferita, la tua, il tuo inedito preferito qual è? Quello a cui sei più legata? Amor con emozione. Corazon, corazon, bertamba con emozione. Lo sentirete io e te il mare. Dai. Aspetta, fai un annuncio. Prossimamente per voi, io, te, il mare. Il mio ultimo single. Wow. Momentaneamente. No. È un po' diverso, un po' più piccantina. Ah sì? Più piccantina. Sì. Esatto. Allora, devo pulire in maniera che poi nel estivo è già in onda. Non ho scritto tutto, ma devo perfezionare, perché so che gli do io il tono senza base musicale, quindi devo un attimo, ci sono anche degli acuti. Ah, ecco. No, è su e giù, come l'onda del mare. Ciao. Ma ti accompagno fino al cartellone qua, dai. Ok. Britney, bitch. Di averti conosciuto, buon compleanno, salutaci anche la tua mamma. Sarà fatto, guarda, così gli mostrerò il tuo. Esatto. Ti dico, vi ho pensato, non è uno scherzo, vieni. È per unire le vostre due anime artistiche, il corazon tuo e lo zucchero delle sue opere. Magari poi se lo mette anche in una costruzione. Infatti, se lo mettessi in una costruzione, sto male. Poi decide lei, ci mancherebbe. Ti dico, lì lo conservo. E una sorpresa, le ho messo il codicino che ieri gli hanno regalato i suoi fans che sono andati a trovarla al Grotto del Catullo. Guarda, dai, come anche i suoi castelli, sai quante volte dico che le zolette le piccole nel mio cappello? Ma che cattiva! Mettici i bicchieri sui castelli! Attento! Ma scusa, tieni poi tutti questi castelli. In salone sono dentro un armadio, tutto vetrine, i castelli sono lì. Quando finisce lo spazio però dove li mette? Praticamente dopo magari ne regala uno, lo dà via e fa un altro nuovo. Ok, dai, Patrice, allora ancora un mezzo vado con questi cronometri. No, infatti. Non vogliamo arrecarti danni, disturbi, insomma, no, vai e torna. Anzi, sei stata... Grazie, gentilissima. Facciamo finta. Va bene, dai. Ciao. Now rockin' with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Siamo di ritorno, emozionatissimi di ritorno dalle grotte di Catullo e dall'incontro con Patricina. Una grande artista, ma anche una persona di grande umanità. E di umiltà, con massima umiltà. E poi due parole sul culo, che abbiamo preso la roba di Perline e lei aveva la giacca bianca. Sì. No, abbiamo fatto un outfit che manco Formichetti, però. No, Formichetti, sì. Ciao.
Comunque ragazzi, 16 marzo 2013, una data che non ci dimenticheremo mai. C'è un pre-Patricia e un post-Patricia. Vogliamo tutti insieme dire grazie Patricia? Grazie Patricia. Yeah. You